Ho parlato con DeepCool e adesso vi spiego la situazione. AMD ha presentato l'FSR 3.1 e stanno iniziando ad arrivare i primi prezzi per Ryzen 9000 anche in Europa, con dei pre-order. Queste e altre news in questo nuovo episodio speciale di More Than News. Prima di iniziare però vi ricordo che questo mese, il 16 e 17 di luglio, ci sarà il Prime Day di Amazon. Due giorni di offerte veramente interessanti, dedicate anche al mondo della tecnologia e del PC gaming, che quindi permettono di risparmiare sulla prossima build. I nostri canali Telegram giù in descrizione seguiranno per intero l'evento e potrete risparmiare con noi con offerte selezionate a mano dal nostro team. Oltre a questo sono anche iniziate le prime offerte come 5 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, 3 mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 3 mesi gratuiti di Audible. Potete farli e anche annullare il vostro abbonamento subito dopo, però potete provarli. I link sono giù in descrizione. Nell'episodio precedente di More Than News vi ho parlato di DeepCool e della sua situazione abbastanza disastrosa negli Stati Uniti. Dopodiché sono stato contattato da DeepCool per fare una chiacchierata e chiarire alcuni punti sulla situazione europea, cosa che ho apprezzato tantissimo perché appunto mi permette di rassicurare alcuni di voi da affermazioni che magari potrei aver fatto nello scorso video. Per quanto riguarda la situazione, allora, breve riassunto, DeepCool ha venduto del materiale mediante una delle sue subsidiarie che è stato importato in Russia per oltre $1 milioni. Quello che succede è che questo non è possibile al momento attuale perché la Russia è sotto embargo, specialmente per quanto riguarda una tipologia di merce come quella elettronica che potrebbe essere riutilizzata in ambito militare. Ma sul piano legale lasciamo lavorare i loro avvocati e il governo degli Stati Uniti e chiunque si appunto occupi di queste cose. Noi non ci mettiamo bocca. Quello che interessa a noi è che DeepCool è stata sanzionata negli Stati Uniti e quindi questo ha reso impossibile comprare e vendere i prodotti di questo marchio sul territorio americano. E la cosa è abbastanza grave. Spesso capita però che quando succede una cosa del genere negli Stati Uniti, l'Europa e l'Asia riflettano le decisioni appunto degli americani con delle azioni simili. Se adesso voi andate su Amazon IT e cercate DeepCool, potete notare che è molto difficile trovare uno dei loro prodotti. Ce n'è uno qua che sta sopravvivendo in qualche maniera, bravo la G400, dissipatore discreto, ma se scendete potete notare come siano spariti praticamente tutti i loro prodotti. Oltretutto anche le terze parti in questo momento vedo che stanno avendo difficoltà a essere appunto portate su Amazon. Probabilmente hanno imposto la cancellazione totale dei prodotti DeepCool dalla piattaforma. Quindi di per sé non mi sembra di trovare un modo. Possiamo provare, l'altro giorno c'erano gli alimentatori di DeepCool. Ok, vedo che anche le cose di terze parti sono state rimosse, quindi la situazione è leggermente più grave rispetto all'altro giorno. Tuttavia dalla mia chiamata con DeepCool sono emersi alcuni dettagli interessanti, ovvero prima di tutto il brand in Europa e in Asia continuerà a operare completamente in autonomia. Questo vuol dire che fuori dai negozi di bandiera americana i rivenditori ufficiali che abbiano possibilità di comprare e rivendere DeepCool continueranno a farlo senza problemi. Oltre a questo, DeepCool mi ha anche confermato che la garanzia in Europa sarà garantita completamente dai rivenditori da cui avete comprato. Questo vuol dire che avrete garanzia dai venditori che in questo momento continuano a comprare e vendere DeepCool. Ma al tempo stesso, se voi avete comprato dei pezzi su Amazon IT, Amazon DE o qualsiasi Amazon, insomma, avrete garanzia, perché per legge in Europa devono garantirla. Però mi hanno anche detto una cosa molto interessante: siccome DeepCool ci tiene veramente tanto ai propri clienti, mi hanno confermato che nell'eventualità in cui un rivenditore per un qualsiasi motivo si rifiuti di fornire assistenza, potrete mandare un ticket a DeepCool stessa con la vostra prova di acquisto e ottenere assistenza direttamente da loro anche scavalcando il negozio del venditore. In questo momento DeepCool si sta adoperando in maniera super super efficace per riuscire ad aiutare tutti quanti quelli che ne abbiano bisogno. Quindi ricapitolo, DeepCool in Europa c'è ancora, le garanzie sono ancora valide e questo mi ha anche portato a rivedere un pochettino come gestiamo More Than News, perché nel video precedente, preso un pochettino da quelle che erano state le affermazioni degli americani, di cui mi fido, state anche anglofone semplicemente come TechSpot, ho riportato il fatto che la garanzia decadesse nel momento in cui decadesse anche il brand da appunto piattaforme come Amazon. Questa affermazione è falsa. La garanzia, ripeto, è garantita anche per nome, no? Ho rimosso tutta quella porzione in cui ne parlavo dal mio precedente video e vorrei anche scusarmi per aver riportato una notizia non veritiera in quel caso e per eventualmente caos che possa aver creato con alcuni rivenditori che so che hanno contattato DeepCool. Quindi
Scusatemi per questo, rivedrò la parte con cui gestiamo appunto More Than News su questo tipo di news, andando magari anche a confermare direttamente col brand quando possibile. Quindi d'ora in poi questo non dovrebbe più succedere. Grazie della pazienza. DeepCool comunque si sta difendendo dal punto di vista legale, stanno cercando di far rimuovere la sanzione così che poi possano anche per riflesso tornare a commerciare su appunto portali come Amazon IT, il che sarebbe utile e importante perché DeepCool comunque era sempre molto presente per esempio nelle offerte del Prime Day e so che quest'anno sarà un grande assente che purtroppo ovviamente non si potrà sostituire in maniera diretta, ma verrà sicuramente affiancato da tanti altri brand e ripeto, canali Telegram giù in descrizione per seguire l'evento con noi. Comunque ad ogni modo DeepCool è a posto per ora, soprattutto in Europa. Piccola parentesi ragazzi, io non sto prendendo la posizione di DeepCool, io sto solo parlando di una notizia per quello che è, cioè sto cercando di riportare quella che è la verità dei fatti, quindi di per sé non sto giustificando DeepCool per l'azione di aver fornito materiali per $1 milione alla Russia. Su questo tipo di aspetti ci penseranno i team legali, sia degli Stati Uniti che ovviamente quelli di DeepCool. Chi abbia ragione verrà definito in tribunale. Io per il momento comunque dico soltanto che l'azione sbagliata di fondo c'era, però non è mio compito avere una morale sulla cosa o comunque definirla all'interno di questo canale, perché ho visto che alcune persone mi hanno aggredito su questo argomento nel precedente video. Andiamo avanti con altri news. Parlando sempre di dissipazione, ci sono dei modder super pazzissimi che hanno creato un primo dissipatore letteralmente generato con intelligenza artificiale. Di cosa stiamo parlando? Di un vulcano, o perlomeno quello che è un dissipatore in cui normalmente si versa l'azoto liquido e si ottengono delle temperature sotto lo zero per poter dissipare processori spinti al massimo possibile e ottenere appunto dei Guinness World Record. Non sono propriamente Guinness World Record, sono solo record mondiali. Questi signori pazzissimi hanno chiesto a un'intelligenza artificiale, basandosi sui propri dati, di creare questo vulcano, questa alternativa a uno dei più famosi prodotti che vengono utilizzati in questo tipo di competizioni, e come potete vedere all'interno è stata creata una struttura molto molto particolare, anche molto molto densa, che appunto gestisce le temperature in un'altra maniera rispetto a quello a cui siamo abituati. A quanto pare questo design è fino a 3 volte più veloce nel passare dai 28 gradi ai meno 194 quando messo a contatto con l'azoto liquido, e ha un insieme di caratteristiche dedicate alla dissipazione migliori. Purtroppo il costo è di $10,000. Però con questo bestione super super ottimizzato sono riusciti a spingere un i9 a 7.4 stabili gigahertz, sì gigahertz, 7.4 gigahertz, e anche stavano andando verso i 7.5, comunque risultati veramente notevoli. 600 watt, pazzesco, 600 watt 7.1 gigahertz, wow, guardate qua la nebbia, la neve, tutto. Un rivenditore sloveno ha iniziato a mettere fuori i prezzi in pre-order per Ryzen 9000 e altre componenti 8000. Stiamo parlando di un rivenditore della lontana Slovenia, non tanto lontana in realtà, che ha una watt simile alla nostra, quindi i prezzi potrebbero essere simili a quelli che vedremo sul suolo italico. Potete vedere un 9600X a €310 praticamente, un 9700X a 400, un 9900X a 500 e un 9950X a 660, accompagnati anche da un 8700F, una nuova versione per quanto riguarda gli 8000, da 291 e un 8400F, questo dovrebbe essere l'ESA-Core piccolino, con 187,89. Secondo me non sono dei prezzi impressionanti, perché come sappiamo questa generazione dovrebbe avere un miglioramento prestazionale rispetto ai 7000 standard di circa il 10-15% per quanto concerne l'IPC, e quindi vedere un 9700X a €400 mi fa pensare a una sola e una sola cosa. Mi fa pensare qui al 7700X, che è un processore che al momento è salito anche un pochino, costa 364, ma di solito è sceso anche verso i 330-340 euro, ed è un processore che ha secondo me praticamente le stesse performance. Staremo a vedere il 31 luglio quando escono, però di per sé sto 7800X3D secondo me sarà il più arduo concorrente per la nuova generazione, specialmente per quanto concerne la fascia bassa. Anche lì spendo 60 euro in più rispetto all'attuale, 50 euro in più, 55 euro in più rispetto al 9600X, e porta a casa un X3D che dovrebbe avere performance maggiori. Bisogna vedere un pochettino come si posizionano sul finale. Secondo me comunque i 7000X3D saranno dei grandi concorrenti di mercato. Valvolina, la figlia di Vapore, ha deciso di fare una nuova playlist in cui ci mostrano i giochi più utilizzati su Steam Deck. Bellissimo. Vogliamo sapere quali sono i giochi più in uso, in auge su questa piccola piattaforma portatile? Ce l'abbiamo qua, su X. Abbiamo qui la top 10
ovviamente Elden Ring, titolo che gira benissimo, benissimo su Steam Deck, oltretutto Steam Deck è un controller, quindi di per sé wow, e seguito da Stardew Valley. Allora, io, cioè, capisco Elden Ring che sia lì perché giustamente l'hype del momento, c'è cioè il DLC, la gente sta tornando a giocarci, un po' come quando è uscita la serie di Fallout, infatti guardate lì Fallout 4 alla sesta posizione, ma Stardew Valley in realtà ha un sacco di senso per il farming di quel gioco in particolare, ma devo dire che comunque capisco tutti gli altri. Balatro non lo conosco, Baletro come si dice, Baldur's Gate lo capisco anche pienamente, onestamente, gran gioco, ben ottimizzato, Hades 2 ha super senso su una piattaforma come la Steam Deck, Diablo 4 super sensato come tutti gli RPG, dopo tutto che siano facilmente controllabili con un controller, Hades 1, fa un po' ridere ma occupano due posizioni, gioco indipendente signori, e Grand Theft Auto 5, vabbè, Grand Theft Auto 5 praticamente è tipo Super Mario, ormai ovunque, cioè sulla Switch non può mancare un Super Mario in top 10, sulla Steam Deck non può mancare un Grand Theft Auto. Kingdom Hearts, non l'avevo notato, Kingdom Hearts, interessante, anzi adesso vado a comprarmelo, mi sa, è pure in offerta. Questa classifica verrà aggiornata ogni giorno, quindi tornate a controllarla su Steam per sapere qual è il gioco più utilizzato sulla Steam Deck ogni settimana, ogni giorno, ogni ora, fatelo quando volete. Passiamo invece a parlare di Windows. Vi ricordate che Windows 10 sta per tirare le cuoia, o perlomeno ancora manca più di un anno? Ad ottobre 2025, infatti, sembrerebbe che il sistema operativo verrà completamente abbandonato, o perlomeno verrà completamente abbandonato da Microsoft. Esiste però un servizio che si occupa di micropatch, appunto, un servizio di patch proprio aftermarket, che si occuperà ancora di Windows 10. E questo Zero Patch praticamente vuole introdurre semplicemente quelle patch di sicurezza veramente vitali per supportare un sistema operativo per altri 5 anni dalla fine del supporto di Microsoft per Windows 10. Questo vuol dire che il sistema operativo dovrebbe campare fino a ottobre 2030. Cosa interessante per chi non voglia aggiornare il proprio sistema ancora per un bel po', o di Windows 11, insomma, non gli importi molto. Ad ogni modo, Zero Patch qui offrirà questo servizio. Ovviamente, ragazzi, sarà un servizio a pagamento, però è interessante sapere che comunque si possono portare avanti anche sistemi operativi indipendentemente da Microsoft, sperando che ovviamente il servizio sia completo e valido. Ma parlando di giochi, vogliamo parlare un po' di sto FSR 3.1? Tecnologia super interessante di upscaling e frame generation presentata da AMD negli anni precedenti. Devo dire, aveva lasciato un po' il tempo che trovava quando è uscita, perché insomma poco supporto, pochi giochi, e soprattutto con la presenza del DLSS e il super predominio di mercato di Nvidia, insomma, era un po' difficile apprezzarlo per il grande pubblico. Ma il 3.1 sembra migliorare tante cose. Sembrerebbero esserci dei miglioramenti per quanto riguarda la stabilità generale del frame rate, il numero di FPS che possono essere generati dalla tecnologia e la qualità di immagine che ne deriva rispetto all'FSR 2.2 che c'è in commercio. Un salto molto interessante, ma più che altro anche per il numero di titoli che va a ricoprire. Infatti, ragazzi, c'è stato probabilmente una qualche partner con PlayStation, perché come potete vedere qua l'FSR 3.1 supporta praticamente tutti i più importanti giochi presenti su PC della casa, appunto videoludica per console. Abbiamo l'ultimo Horizon, abbiamo Ratchet & Clank, anche questo titolo un po' vecchio, comunque abbastanza leggero, Ghost of Tsushima e Spider-Man, l'ho detto malissimo, Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima, non so parlare, Spider-Man Remastered, Spider-Man Miles Morales, e poi sta arrivando anche God of War Ragnarok. Voglio spararlo con la 4090, la 5090, voglio vedere gli FPS volare in 4K, 8K e altre cose. Ufficialmente l'SDK aperta per gli sviluppatori sarà disponibile da luglio 2024, quindi semplicemente per il futuro vedremo implementazioni sempre più semplici per anche sviluppatori di giochi più piccoli rispetto a quelli di casa PlayStation. Molto interessante, sono curiosissimo. Anche perché il supporto di FSR non riguarda soltanto AMD, riguarda anche Intel, riguarda anche Nvidia, riguarda vecchie schede di AMD, tante cose. Soprattutto le console. Pensate alle console tipo le handheld più che altro, cose così, ma anche le console in sé, tutti ne beneficiano. Chiudiamo questo video di More Than News con una notizia, signori. Ho il Rognak, oh no, si sta aprendo, oh no, sto facendo un unboxing involontario contro la mia volontà. No, ve lo lascio per il video dedicato, comunque sono super contento perché questa è la versione più potente possibile con i 9 4070. Sono curiosissimo di provarlo perché è dal CES 2024 che sto aspettando di metterci le mani sopra. Oltretutto probabilmente è un'esclusiva italiana questa versione, quindi sarà molto divertente. Ma per questo video è tutto, io spero di esservi stato utile e nuovamente vi assicuro che per il futuro ci sarà una migliore gestione del flusso di notizie di More Than News quando si parla di un qualcosa che magari possa influire negativamente o positivamente su un brand, quindi farò un controllo molto migliore. Grazie per avermi seguito, voi state su More Than Tech, ricordatevi tutti i link in descrizione, tra cui il nostro sito, i canali Telegram e le promozioni di Prime Day di Amazon. Sarà un saluto.